Allora, come avrete letto dal titolo e come avrete visto ovviamente dalla scenetta precedente, questo qui è il video tag e se tutti i miei trucchi sparissero? Allora, in primis, come avete visto, mi prenderebbe davvero un colpo, cioè non potrei mai accettare che spariscano tutti i miei trucchi così. No, non ce la farei, davvero non ce la farei. Potrebbe sembrare una cosa stupida, futile, ma però io con i trucchi ci lavoro. Quindi se dovessero sparire tutti i miei trucchi, sarebbe un gran bel problema, perché poi come lavoro? Quindi è quella la domanda. E quindi niente, in questo video vi mostrerò alcuni prodotti che ho selezionato, devo dire è stata una scelta molto molto ardua, che ho selezionato e che ricomprerei immediatamente se appunto dovessero sparire tutti i miei trucchi. Allora, ho selezionato diverse cose, partendo appunto dalla base agli ombretti e devo dire che appunto li ho selezionati qui, ecco. Quindi leggermente, diciamo, un po' il necessario per creare un trucco base e anche qualcosa anche per struccarsi, ecco. Allora, inizierei con il mostrarvi questa qui. Questa qui è una BB cream di Deborah che viene spacciata come BB cream, ma non è una BB cream. Infatti dietro c'è scritto fondotinta multifunzione. Comunque di questa cosa ci sarebbe da parlare tanto e poi magari vi rimanderò nel blog quando vi farò la recensione che a breve farò. Io però mi ci trovo davvero benissimo questo fondotinta perché in primis ha il fattore di protezione solare, anche se d'inverno il sole non è così grande, insomma, non è chissà come, mi sto un po' appinando, anche se d'inverno il sole non è come l'estate, però c'è sempre, insomma, quando si ricorda di uscire, ecco. E comunque io mi ci trovo benissimo perché è molto coprente, io la trovo davvero molto molto coprente questa BB cream, questo fondotinta e quindi lo ricomperei subitissimo. Poi un'altra cosa che ricomperei subitissimo è questo qui, questo correttore di pupa che è Luminous Touch, questo qui è il numero 2 e cioè, ovviamente io lo utilizzo come correttore per le occhiaie perché è impossibile utilizzarlo come illuminante dato che comunque ha una colorazione sull'arancione. Non so se si vede. E appunto è impossibile utilizzarlo come illuminante, a meno che non sia una carnagione abbastanza scura, quindi lo utilizzo come correttore appunto per la discromia delle occhiaie. Poi, un altro prodotto che comprerò immediatamente è questa cipria qui di MAC. È una semplicissima cipria in polvere libera. Questa qui è l'NC5 e davvero io la adoro questa cipria perché è fantastica. Io la comprerei immediatamente. Infatti sta anche per finire, quindi dovrò ricomprarla. E io la adoro questa cipria, fissa perfettamente il make-up, opacizza. E siccome io non amo moltissimo le cipre compatte, preferisco sempre indirizzarmi più a quelle in polvere. Infatti questa è ottima anche da utilizzare con il piumino per tamponare, eccetera, eccetera. E quindi questa la ricomperei subitissimo. Poi, un altro prodotto che ricomperei subitissimo è questa terra di Deborah. Questa terra perché è davvero fantastica, ragazzi. Io l'ho utilizzata parecchio quest'estate, insomma, quando me l'hanno inviata, appunto ce l'ho anche adesso, per fare giusto lo sculpting dello zigomo e un po' qui della fronte. E quindi utilizzo questa qui, anche perché è tantissima, sono 30 grammi di prodotto, io l'ho utilizzata davvero parecchio, però essendo tanta, sicuramente durerà tanto, perché comunque sono 30 appunto grammi, e questa qui appunto è una terra. E se vi interessa è la numero 3 e ho fatto anche la recensione sul blog, quindi se vi interessa magari andatela a cercare. Poi un'altra cosa che ricomprerei subitissimo è lei, la Naked 1. È stato abbastanza difficile scegliere tra la 1 e la 2, devo dire.
Perché nella 2 c'è il nero. Io senza l'ombretto nero non posso vivere. Però in questa ci sono colori più adatti alla mia carnagione. Mentre la Naked 2 è più sui colori freddi, la Naked 1 è più sui colori, diciamo, caldi. Quindi questi qui. E poi ovviamente c'è il blu, che è davvero un must per chi ha gli occhi marroni con un sottotono aranciato tipo il mio. E quindi la ricomprerei subitissimo questa qui. E poi, appunto, vi dicevo, io non posso vivere senza un ombretto nero, quindi acquisterei immediatamente lui, il Carbon di MAC, che è appunto un semplicissimo ombretto nero opaco. Poi continuiamo. Un altro prodotto che acquisterei subitissimo è lei, questa matita qui di Essence, che è la I Love Rock. Io non ho mai trovato una matita che scrivesse così tanto, cioè quando ero più giovane, ancora non facevo tutorial, utilizzavo una matita di Avon che era davvero molto scriventissima, era proprio un cajal. Guardate, è scriventissima. Utilizzavo quella, solo che poi l'Avon non l'ha più prodotta quella matita, e quindi ora io utilizzo questa di Essence e mi trovo benissimo. Solo che ho trovato una pecca in lei. Non so se è solamente una cosa mia personale o se riguarda anche altri di voi, però quando la applico tende a bruciarmi l'occhio. Ora non so se per caso c'è il nickel, nel senso è stata prodotta in contenitori di nickel e quindi magari c'è il nickel. Io magari non lo so, perché io non lo so se sono allergica al nickel e quindi mi provoca questo fastidio. Però è giusto il bruciore dell'istante in cui la applico e poi passa. Però io la amo questa matita, è davvero scriventissima, intensissima, fantastica, io la amo. Poi un'altra matita che ricomprerei assolutamente è questa qui di MAC, che è la Lingering, eccola qui. Io questa davvero la adoro. La adoro perché è una matita per le sopracciglia, che è abbastanza cerosa, quindi non è utilizzabile ovviamente per la rima infracigliare oppure da mettere dentro nella rima interna, però per le sopracciglia è fantastica. Infatti, come vedete, è una di quelle matite che si girano e io l'adoro, 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 è una matita fantastica, e questa qui è anche consigliata appunto sia per le more che per le bionde, e io questa matita qui la amo, la ricomprerei immediatamente. Poi un'altra cosa che ricomprerei immediatamente è lui, questo qui, l'Ultra Tech, il mascara di Kiko. Ho trovato finalmente il mio mascara perfetto, cioè lo sapete che io sono quella che cercava il mascara perfetto, molte me l'avete anche consigliato, fino a quando un giorno non sono andata da Kiko con Simona, la mia amichetta, siamo Makeup and Art, e mi ha detto: "Cla, provalo l'Ultra Tech di Kiko perché è davvero buonissimo." E ho detto: "Vabbè, mi fido, lo provo." E io dopo il giorno me ne sono innamorata, cioè è davvero fantastico, perché praticamente innanzitutto fa delle ciglia tante che davvero se c'è qualcuno davanti gli fai proprio vento, quindi lo adoro. E poi ha uno spazzolino molto particolare, perché non si vedrà mai, lo so, però sopra ha tipo un pettinino proprio per andare a pettinare le ciglia, mentre tutto intorno ha dei dentini tutti frastagliati per andare a, come dire, intensificare meglio lo sguardo, ecco. Poi, un altro prodotto che ricomprerei, non perché io tutti i giorni ci vada in giro, però perché proprio, mo lo dico, aspetta, è lui, il Ruby Woo. Il Ruby Woo e il Russian Red sono per eccellenza i rossetti rossi più conosciuti, insomma, di MAC. E il Ruby Woo, eccolo, guardate sul bianco come spicca, è questo fantastico rosso matte opaco. Io adoro i rossetti opachi, anche perché i rossetti opachi secondo me sono i migliori, perché se tu lo vuoi rendere glossato, insomma un po' satin, o ci metti dentro un po' di pigmento, o
oppure ci metti il gloss, ecco. E io lo adoro questo rossetto. Vi dicevo, io non è che tutti i giorni esco con il rossetto rosso, no, però io ogni volta che mi metto il rossetto rosso mi sento proprio figa, cioè sarò sfacciata a dirlo, però è così. Pure che me lo metto per fare le pulizie dentro casa, boh, non lo so, a me piace, piace, piace. Io lo amo, però tendo spesso a non metterlo, sopra, cioè io lo metterei tutti i sabato sera per uscire, per esempio. Però se tipo devo andare a cena fuori e mangio tipo la carne o il pesce, non lo so, l'olio comunque tende a struccare. E tende a togliere il rossetto e quindi io non è che posso star là tutta la sera, oddio il rossetto, cioè io sono una che una volta mi sono truccata, ci vediamo a casa e poi ci struccamo, insomma, quindi non è che vado in bagno, vado a tamponarmi il naso, no, assolutamente. Un altro prodotto che voglio consigliarvi e che ricomprerei immediatamente è questo qui, è l'olio di jojoba dei provenzali. Se non mi sbaglio questo costa 6 euro, non mi ricordo. Comunque lo adoro perché praticamente io lo utilizzo, faccio, lo alterno una sera sì, una sera no, con l'acido ialuronico. E è davvero nutriente, nutre tantissimo la pelle, la rende morbida, è fantastico. Inoltre serve anche a prevenire le rughe. Perché comunque ha una forte, come dire, tende a rendere la pelle molto elastica, ecco, e quindi io lo adoro e volendo è anche ottimo per struccarsi, perché comunque, come vi ho detto, l'olio tende a struccare, anche se io per struccarmi utilizzo quello di karité, vabbè, comunque. Poi in questa lista ho voluto mettere anche tre pennelli, perché comunque sì, è vero che non servono per forza i pennelli per struccarsi, però io adoro questi tre pennelli e sinceramente questi tre pennelli sono i miei tre pennelli preferiti e che utilizzo più di tutti. Sono questi tre qui. Allora, questo qui è un pennello di Sephora ed è il 111, è un pennello per fondotinta in polvere. Io lo utilizzo per tutto, lo utilizzo per il fondotinta liquido, lo utilizzo per il fondotinta minerale, lo utilizzo per la cipria, lo utilizzo per la terra, lo utilizzo per il blush, lo utilizzo per l'illuminante, lo utilizzo davvero per tutto. Quindi questo pennello per me è un must che io ricomprerei assolutamente, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Poi con il fondotinta liquido dà un effetto veramente coprente, ragazzi, che è la fine del mondo. E poi ricomprerei questi due pennelli qui di MAC, che sono il 217, che è un pennello da sfumatura che io amo, lo amo, lo amo, lo amo, cioè me ne sono proprio innamorata. E poi il 239, il 239 è utilizzato ovviamente per stendere l'ombretto sulla palpebra mobile e il 217 per sfumare. Niente, questa qui era appunto la lista dei miei prodotti che ricomprerei in caso una mattina dovessi svegliarmi e non trovare più i miei trucchi, ecco. Dopo essermi ripresa, ricomprerei questi prodotti qui immediatamente. E niente, io spero appunto di avervi fatto compagnia, che questo video tag vi sia piaciuto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!